interessante sto castello, no? Andiamo a scarpinare al castello. Che meraviglia sto posto. Cioè, Torino è veramente meraviglioso. Andrà dentro l'acqua. Ah, già, fresca. Mamma, sto cadendo. Guarda il torchio. Cos'è quello? Non siamo mai venuti noi qua. Guarda il pavimento come piace a me. Ci rendiamo conto. Il turista, anzi l'ospite. Che meraviglia, mamma mia ragazzi. Come si fa a non amare queste cose? Arriva da Roma in bici quella lì. E va a finire. Mila. Ciao! Ciao! Sembra un ratto! È normale che sia così! Che bella coda! Lascialo stare! Cacca! Sono i viscioli.
Buongiorno ragazze e ragazzi, video un po' strano, non so se lo porterò a termine, però lo inizio. Allora, io mi trovo a Venaria Reale, ho scaricato Luca allo stadio perché c'è la partita biellese contro Venaria Reale e quindi ho detto è a 3 km il centro, io vado a farmi un giro. Quindi vi faccio un attimino poi vedere questo bellissimo posto che merita. E, tra l'altro non sono ancora le 3 e è abbastanza deserto, però una bella giornata, soleggiata, fresca, i negozi sono carini qua e quindi vi farò vedere qualcosa. Questa mattina sono stata da Leroy Merlin, sono venuta apposta per farmi un giretto e dopo vado da Iperceramica, ma prima giretto qua. Ciao, dopo. Questa è la via deserta di cui vi ho parlato, sono già arrivata in piazza e vedete, molto molto bello. L'altra volta siamo arrivati dalla parte opposta, io ho parcheggiato, tra l'altro ho trovato un parcheggio all'ombra sotto degli alberi non a pagamento e cioè a 500 metri da qua, quindi ho fatto una 700, ho fatto una bella passeggiata. Guardate che bello che è. Mi guardano come una pazza perché oltretutto sono da sola e parlo da sola col telefono. Guardate che bella. E poi c'è dei negozietti molto 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 carini ubicati un po' dappertutto e lungo tutta la via c'è dei posti dove mangiare altrettanto carini un po' per tutte le tasche, quindi è una bella gita fuori porta oggi. Ecco che guardate che meraviglia, che imponenza. Là sotto c'è un parcheggione dove eravamo andati l'altra volta, come vi dicevo. E questa è la via dei locali. Dove c'è le piante in fondo, dove ho parcheggiato io. Allora, ecco qui, sono entrata, farò solo i giardini perché non ho molto tempo, però i giardini mi sono sempre piaciuti un sacco. Ovviamente hanno chiesto il Green Pass, bisogna tenere la mascherina. E guardate che bella questa fontana. Guardate che meraviglia. Anzi, non ve lo faccio vedere perché sennò vi rovino la sorpresa. Allora, sono entrata, come vi ho detto, nei giardini. Questo qua è un primo pezzo che c'è, molto bello, vedete, è una costruzione sempre della reggia che c'è verso il giardino reale. Il costo è di 5 euro l'entrata e basta, proseguo il giro, ciao! Guardate che vista favolosa, mamma mia che roba bellissima, mi piace proprio sempre un sacco qua. Cioè, questo è il lato dietro, la reggia. C'è pochissima gente oltretutto. Ecco qui tutto il suo splendore, la parte alta del giardino. E qua è l'ala dove c'è anche i posti per, volendo, se volete fermarvi così a bere qualcosa, fare, non so se si possa
fare picnic, però credo tipo un pranzo al sacco sicuramente sì, ecco. Area relax. Allora, qua normalmente sono tutte rose, è tutto un percorso di rose, vedete, tutta una cosa così piena di rose bianche, se venite in primavera, inizio estate, ed è lungo tutto questo percorso qua, vedete, tutto così, c'è tipo, credo, un paio di chilometri di rose. No, un paio no, però chilometro sicuramente. Dunque, ora sto scendendo nella parte inferiore del giardino, da dove poi bisogna uscire. Io sto un po' andando alla veloce perché non ho gran tempo e comunque l'ho già visto approfonditamente l'anno scorso, però c'è un sacco di cose carine da vedere, proprio tante. Qua è sempre un percorso sotto le piante, con insomma c'è tantissimo verde, ma proprio tanto tanto. Non è romantico, c'è un profumo di sottobosco. Sapete quel profumo che c'è all'ombra degli alberi? Secondo me è di un affascinante. Veramente. Poi c'è un clima oggi. Ora qui stanno facendo dei lavori. Ecco qui tutto il suo splendore. La parte alta del giardino. Qua è l'ala, dove c'è anche i posti per, volendo, se volete fermarvi così a bere qualcosa, fare, non so se si possa fare picnic, però credo tipo un pranzo al sacco sicuramente sì, ecco. Area relax. Allora, qua normalmente sono tutte rose. È tutto un percorso di rose, vedete, tutta una cosa così piena di rose bianche, se venite in primavera, inizio estate, ed è lungo tutto questo percorso qua, vedete, tutto così, c'è tipo, credo, un paio di chilometri di rose, no, un paio no, però chilometro sicuramente. Dunque, ora sto scendendo nella parte inferiore del giardino, da dove poi bisogna uscire. Io sto un po' andando alla veloce perché non ho gran tempo e comunque l'ho già visto approfonditamente l'anno scorso, però c'è un sacco di cose carine da vedere, proprio tante. Poi è sempre un percorso sotto le piante, con insomma c'è tantissimo verde, ma proprio tanto tanto. Non è romantico, c'è un profumo di sottobosco, sapete quel profumo che c'è all'ombra degli alberi, secondo me è di un affascinante.
è veramente. Poi c'è un clima oggi. Ogni tanto ci sono dei barettini, dei chioschetti per rinfrescarvi, per sedervi, per riposarvi, perché comunque tutto il sole è molto ampio, quindi magari se uno è un po' provato a una certa età. Questa è la parte finale dove si rientra nell'edificio. Non so cosa servissero questi bacini d'acqua, se c'erano già, se sono stati fatti in un secondo momento, non ne ho idea. Ecco qua siamo sotto verso l'uscita. L'uscita è di per di là. Io vi mando un bacio, grazie della passeggiata con me. Ciao!